Che cos'è un'assicurazione spiegato con le castagne? Pensa a questa padella piena di castagne come ad un imprevisto che potrebbe capitarti nella tua vita quotidiana, come il furto di un telefono oppure un infortunio. Tante più castagne ci sono nella padella, tanto più grave sarà l'imprevisto. Se poi quell'imprevisto accade, il fuoco sotto la padella si accende, chi è che ti toglie le castagne dal fuoco? Cioè, chi è che paga le conseguenze economiche di quell'imprevisto, tipo le spese mediche nel caso di un infortunio? Beh, dipende se sei assicurato, cioè se hai sottoscritto una polizza assicurativa contro quell'imprevisto. Una polizza assicurativa non è altro che un contratto che stabilisce che in caso di imprevisto non sarai tu a scottarti, perché a toglierti le castagne dal fuoco ci penserà la compagnia assicurativa con cui hai sottoscritto la polizza. Sarà lei a pagare le conseguenze economiche di quell'imprevisto. Per esempio, se hai sottoscritto una polizza contro gli infortuni e ti capita effettivamente un infortunio, a pagare per le tue spese mediche sarà appunto la compagnia assicurativa. Ovviamente però la compagnia non è disposta a toglierti le castagne dal fuoco gratis. Questa copertura assicurativa ha un prezzo. Un prezzo che devi pagare appena stipuli la polizza, prima che succeda l'imprevisto. Questo prezzo, nel gergo assicurativo, si chiama premio. L'importo del premio che devi pagare alla compagnia assicurativa varia in base a due fattori. Il primo è la quantità di castagne che la compagnia dovrà toglierti dal fuoco, cioè la gravità dell'imprevisto contro cui vuoi assicurarti. Ad esempio, assicurare un telefono contro un furto sarà meno costoso di assicurare una casa contro un incendio. Il secondo fattore è la probabilità che il fuoco si accenda, cioè la probabilità che quell'imprevisto effettivamente si verifichi. Per esempio, un'assicurazione sulla vita per un adulto oltre i 50 anni costerà molto di più che per un giovane trentenne. Scopri l'ABC dell'educazione finanziaria e assicurativa su alleanza.it.